Si è avvalso della facoltà di non rispondere il più giovane dei due fratelli di Ladispoli arrestati per aver pestato un ventottenne causandogli la perdita di un occhio. Vincenzo Orefice è rimasto in silenzio durante l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Celi, insieme al fratello e al cognato è accusato di lesioni personali gravissime. Secondo il legale, però, la carcerazione è una misura spropositata in quanto arrivata con due mesi di ritardo rispetto ai fatti. Inoltre l'avvocato pone l'attenzione su un dettaglio ancora da verificare e confermare. La vittima stava aspettando l'arrivo dei due indossando dei guanti da combattimento con all'interno delle placche metalliche. Infine nel provvedimento del GIP si parla di una quarta persona coinvolta non identificata, non escluso quindi che qualcun altro possa aver partecipato all'aggressione. Il Partito Democratico di Ladispoli condanna fermamente il grave episodio. Esprimiamo preoccupazione per la crescente deriva di alcuni fenomeni sociali, principalmente a carattere giovanile, si legge in una nota del PD. Chiediamo al sindaco Grando di valutare la possibilità di costituirsi parte civile nel processo.